Ciao a tutti, io sono Mario Gioi10 e bentornati in questo nuovissimo videolog qua sul mio canale. Anzi, in questo nuovissimo dopo partita, perché è finita la partita fra Trapani e Giar sul risultato di 0-0. Io veramente rido per non piangere perché stiamo facendo veramente risultati negativi. E abbiamo perso 1-0 a San Catanzaro, abbiamo pareggiato contro il Giarre. Cioè il Giarre in 9 partite ha fatto 2 pareggi, una vittoria e 6 sconfitte. Cioè una vittoria, scusate. Sì, giusto. Ha fatto 6 sconfitte, 2 pareggi e una vittoria. E ovviamente con chi doveva pareggiare? Contro di noi. Ovviamente non si poteva lasciare 3 punti. Troppo facile, ragazzi. Ovviamente ci abbiamo pareggiato i sottoscritti. Ci abbiamo pareggiato. Adesso mi sa che Moschella se ne deve andare perché se no veramente non so cosa succede. E appunto Moschella è obbligato ad andarsene. Aspetta che mi tolgo questa perché sotto c'ho l'altra maglietta sempre del Trapani, ragazzi. Quella non c'è nulla. Vi stavo dicendo, oramai ho questo coso perché oggi è Halloween, per fare un po' l'atmosfera. Messo sto coso. Cioè, ragazzi, cioè, Moschella è obbligato, anzi la società è obbligata a mandare via Moschella. Vi racconto un po' la partita, perché io sono andata allo stadio, ma oramai ragazzi mi sono veramente rotto perché facciamo veramente schifo. Infatti oggi a fine partita tutti i fischi e la curva non ha neanche voluto i giocatori che ci andassino. Veramente lo schifo più totale. La partita è iniziata nel primo tempo in cui noi abbiamo fatto schifo, un tiro solamente abbiamo fatto e abbiamo sofferto il Giarre attaccando e noi difendevamo. Loro attaccavano e noi difendevamo. Nel primo tempo è stato veramente bruttissimo e noioso. C'è stato un tiro a testa per tutte le squadre e poi la partita è stata, i difensori rilanciavano la palla agli attaccanti. E i difensori avversari la prendevano. I difensori avversari lanciavano la palla agli attaccanti, i nostri difensori la prendevano. Stava tutto così la partita, da una parte all'altra. Al centrocampo non si è giocato niente nel primo tempo. Cioè proprio abbiamo fatto schifo, cioè abbiamo fatto schifo. Nel secondo tempo invece è entrato, ma quando? Al 40esimo? Al 50esimo, al 55esimo, al 60esimo, al 65esimo Bonfiglio. Cioè io adesso, caro mister che verrai, perché Moschella adesso se ne va e quindi, caro mister che verrai, ma Bonfiglio almeno tu lo vuoi capire che deve essere titolare dal 0,01 secondo. Cioè dai, io mi volevo far regalare pure la maglia di Bonfiglio se avessimo vinto oggi, perché il mio idolo e poi ha il mio stesso numero di maglia, ovvero il 10. Cioè dai. Vabbè, il secondo tempo Trapani ha attaccato molto e il Giarre si è difeso, non ha fatto manco un tiro, cioè ha fatto tiri in porta con Kwame, il loro centrocampista, ma andavano no la curva, dietro la curva, direttamente nella strada, quindi hanno fatto tre tiri così, proprio alle stelle. Il Trapani ha attaccato molto, soprattutto con Bonfiglio, che ragazzi saltava i giocatori, tunnel, passava in mezzo non so dove, in tutti gli spazi passava, veramente qualcosa di assurdo. Abbiamo avuto un sacco di occasioni, ovviamente la sfortuna che ci assiste sempre, quando gioca il Trapani c'è la sfortuna in persona e seduta sulla poltrona che guarda la partita in TV, perché sennò, cioè, dai, non ce lo possiamo spiegare, ragazzi. Abbiamo avuto un'occasione in cui Vitale l'ha messa in mezzo, Bonfiglio a rientrare ha tirato la palla a un soffio dal palo. C'è veramente occasioni proprio che ti metti le mani in testa, cioè, oh, sfortunatissimi. C'è stata anche un'azione di Tedesco, il cross,
Tedesco aveva la palla davanti, non tirare, ma se l'è stoppata, ha perso la palla e i difensori l'hanno recuperata. Ci abbiamo avuto veramente una sfortuna incredibile, ma siamo stati anche e soprattutto ingenui noi, perché diciamo abbiamo perso 2 punti e ne abbiamo regalati uno a una squadra d'eccellenza che ha ottenuto la promozione l'anno scorso in Serie D contro una squadra dai giocatori coi piedi buoni, ma che di testa sono proprio, insomma, vabbè, trovate l'aggettivo voi. E quindi ragazzi, veramente io non ho parole, non ho proprio parole per questa partita, perché vorrei dire di tutto, parole, parolacce, però non dico niente, tanto questi giocatori non si meritano neanche il rispetto di una tifoseria come quella del Trapani. Adesso ci attende fuori casa la città novese in Calabria il 3 novembre. Oggi giornata veramente brutta, sta piovendo, non so se ancora piove, non lo so. E appunto, ritornando alla partita, è stata veramente una partita bruttissima. E Bonfiglio ha fatto entrare al 60esimo, lasciamo stare, poi Tedesco l'ha fatto entrare all'87esimo, ma lasciamo stare anche questo. Ha fatto uscire Gatta al posto di Bonfiglio quando poteva tranquillamente far uscire Pedicone al posto di far uscire Gatto, secondo me poteva togliere l'ala, e appunto perché dopo il secondo tempo il Trapani ha giocato con la difesa a 3, mentre nel primo ha giocato con la difesa a 4. E veramente non so come esprimermi, non ho parole, siamo tredicesimi a 11 punti, la prima è a più 9, e io veramente non so cosa dire. Mi vergogno, veramente mi vergogno di fare questa squadra. Proprio, cioè, all'inizio campionato, sai, le amichevoli le vincevamo 9-0, 5-0, 11-0, 10-0, però poi ragazzi, ho capito che gli amichevoli ti fanno sembrare che la squadra è il Barcellona, e le partite fanno sembrare che la squadra sia più scarsa di una squadra di promozione o di eccellenza. Cioè, a sto punto, ragazzi, era meglio il Dattilo dell'anno scorso, che arrivò sesto. Noi siamo tredicesimi. È vero che, cioè, abbiamo 11 punti, quindi la prima a 20, se noi le vinciamo tutte e due queste partite, facciamo 6 punti e andiamo a 17 punti, a meno 3 dalla prima. Però ragazzi, veramente difficile, difficile, difficile. Anche perché con questa squadra veramente non abbiamo centrocampo, non abbiamo niente. Io la vedo non difficile, ma quello che viene dopo, dopo, dopo. Ragazzi, non c'ho più niente da dire, togliamo questo coso, lo mettiamo qua. Noi ci rivediamo a un prossimo video, sempre con il sorriso in bocca, anche se vorrei piangere, ma sempre e solo Forza Trapani, anche dopo la sconfitta. Ciao!